Benvenuti sul TG List di Teleregione Live. Siccome ogni volta che noi parliamo si fa polemica, non voglio fare grandi commenti, posso soltanto dire che non è chiaro perché di fronte a accuse così gravi non sia stata fatta una denuncia allora per calunnia contro la mia assistita, cosa che gli ho chiesto, così come secondo me sono emerse anche delle novità e dei punti oscuri, molto oscuri. Con le dichiarazioni di Giulia Bongiorno, avvocato di parte civile, si è aperto a Tempio Pausania il processo nei confronti di Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo. Una dichiarazione secca rilasciata dalla legale, che difende la ragazza italo-norvegese presunta vittima di stupro di gruppo. La Bongiorno ha lasciato l'udienza, ancora in corso e a porte chiuse, dopo aver sentito in aula uno degli imputati, Francesco Corsiglia. L'avvocata e senatrice ha rivolto al giovane una serie di domande per circa 2 ore, concentrandosi sullo scambio di messaggi e chat tra la ragazza e i 4 amici, nelle ore e nelle giornate successive alla presunta violenza sessuale, avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a Porto Cervo della famiglia Grillo. La Bongiorno ha fatto anche riferimento alle accuse che la studentessa italo-norvegese avrebbe mosso nei confronti di Corsiglia e dei 3 amici, che da sempre hanno sostenuto invece di aver avuto dei rapporti sessuali consenzienti durante quella notte di 5 anni fa, dopo una serata trascorsa in discoteca. In aula Corsiglia ha poi continuato a rispondere alle domande dell'altro legale della parte civile, Dario Romano. La legale di Francesco Corsiglia, Antonella Cucureddu, ha poi spiegato al termine dell'udienza che il suo assistito avrebbe spiegato i particolari della vicenda. È andata molto molto bene, il ragazzo ha chiarito ogni aspetto della vicenda, le hanno fatto domande tutti, domande anche molto dettagliate, e ha chiarito tutto, ha spiegato esattamente quello che lui ha sempre sostenuto che sia accaduto, e cioè che ha avuto con la ragazza un rapporto assolutamente consenziente, anzi stimolato anche dalla ragazza stessa, e che è finito non benissimo perché è stato disturbato dall'intervento degli amici. Momenti di tensione ieri sera al porto ristanese di Santa Giusta, dove qualche settimana fa è arrivato un carico di pale eoliche. Un gruppo di persone, una 50, intorno alle 23, ha deciso di bloccare un tir proprio all'uscita dei mezzi del porto per dire no all'assalto delle rinnovabili sul territorio sardo. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa, che ha cercato di calmare i manifestanti per più di 2 ore. Per bloccare il camion, gli attivisti si sono seduti di fronte per impedire all'autista di poter passare. Le tensioni sono sfociate in alcuni tafferugli con la polizia e c'è stato anche un fermo tra i manifestanti. Secondo quanto si apprende, però, il fermato sarebbe poi stato rilasciato. Secondo Marco Pao, coordinatore dei comitati contro la speculazione energetica, i fatti di ieri sarebbero riconducibili a un abbandono dei cittadini da parte delle istituzioni e in particolare della giunta di Alessandra Todde. La responsabilità ce l'ha in questo caso la signora Alessandra Todde, presidente della regione, perché lei ha detto che tutte le realizzazioni sarebbero state bloccate, fermate, non poteva intervenire sulle autorizzazioni in corso, ma le realizzazioni, quindi i cantieri, li avrebbe fermati. Il presidente della regione Sardegna si assume responsabilità, non si nasconde dietro una legge che poi dovrà fare un'altra, che delega alla giunta, che delega ancora. I comitati però puntano il dito verso tutta la classe politica. Nessuno ha il coraggio di uscire, né la maggioranza né l'opposizione. Ecco perché dico che i cittadini sono rimasti soli, solissimi, e la fiducia in questi casi nelle istituzioni vacilla, ma vacilla moltissimo. E stasera potrebbe ripetersi quello che è avvenuto stanotte con un nuovo presidio di fronte al porto industriale di Santa Giusta. Il coordinamento è inoltre pronto a scendere in piazza con un nuovo sit-in davanti al Palazzo della Regione a Cagliari. E andremo direttamente a Cagliari a chiedere conto alla presidente Todde. Questa volta andremo in via Trento, dovrà dare risposte, ce le deve. Le deve a chi l'ha eletta, le deve al popolo sardo in quanto rappresentante del popolo sardo. È una situazione assurda, noi siamo molto, ma molto, molto contrariati.
Venerdì 12 luglio Settimonizia ha inaugurato la nuova rotatoria tra via Figoni e via Veronese, con la viabilità che supererà il tratto di via Veronese che conduce su via Galvani, propedeutico all'abbattimento del ponte sul rio San Nicola, una delle opere incongrue degli ostacoli al corso dell'acqua che richiamano alla mente la tragedia dell'alluvione del novembre 2013. Mercoledì 17 luglio si procederà alla demolizione del ponte di via Galvani, con il comune che ha inaugurato una struttura molto più moderna e soprattutto più sicura. Un ponte finanziato con i fondi, in parte con i fondi per le opere di mitigazione, per il rischio idrogeologico, un progetto lunghissimo, dal 2017 siamo in corsa per la realizzazione di questa importante infrastruttura, tutte le autorizzazioni che arrivano alla fine del 2020. Viene approvato il progetto per via tecnica, si fa il bando e poi inizia l'iter per realizzazione. 2 milioni di euro utilizzati di fondi di tutti noi, abbiamo fatto penso un'opera importantissima, è anche bella dal punto di vista estetico, ma quello che è più importante è che mercoledì prossimo avverrà la cosa più importante dell'intera zona, e cioè l'abbattimento con la rimozione del ponte di via Galvani. Con il nuovo ponte si apre anche la viabilità alternativa tra via Figoni e via Veronese, che conduce dietro il cantiere della Forestale per immettersi nella rotatoria di via Forteleoni, per poi tornare su quella all'inizio di via Fausto Noce davanti alla Croce Bianca. Un'opera che segna un cambio epocale nell'approccio alle opere incongrue che mettono a rischio la sicurezza idrogeologica della città. L'opera, costata 2 milioni di euro, è inserita all'interno del piano di mitigazione del rischio idraulico e trasforma la parte bassa di via Galvani, chiusa definitivamente, in area di sosta in funzione del parco Fausto Noce. Il ponte tappo su via Galvani, l'opera incongrua che costituiva un ostacolo in caso di pioggia al corso del rio San Nicola, non esiste più. È stato lo stesso sindaco di Olbia, Settimonizi, in versione operaio, salito a bordo della ruspa e a colpi di benna, a iniziare l'opera di demolizione del manufatto, che ha rappresentato per più di 10 anni uno dei simboli degli ostacoli al flusso dell'acqua, che furono strumenti involontari della tragedia provocata dall'alluvione del 18 novembre 2023. Avendo realizzato il ponte su via Figoni, non rimaneva che demolire questo vecchio ponte su via Galvani. Si vede tranquillamente e chiaramente l'impossibilità di deflusso delle acque, e da oggi la città sarà ancora più sicura di quanto non è stato in questi anni. Il comune di Olbia ha così varato un piano per la messa in sicurezza della città, con un cronoprogramma di lavori per la rimozione dei ponti tappo e delle opere incongrue, che vedrà il prossimo 24 luglio un passaggio decisivo con la conferenza di servizi per stabilire le operazioni successive. Primo intervento nella lista, quello programmato per il ponte di via D'Annunzio, a poche centinaia di metri da via Galvani, in una delle zone più a rischio della città. Il ponte delle Ferrovie dello Stato e il ponte di via Roma, il ponte su via Gabriele D'Annunzio sul rio San Nicola e il ponte delle Ferrovie dello Stato, che dovrà essere rialzato, così come quello, l'altro sul canale Zozzo e l'altro ponte delle Ferrovie dello Stato. Questi sono i grandi tappi che restano alla foce dei nostri grandi rii, e ci sono due piccoli interventi da realizzare in zona industriale che verranno realizzati naturalmente nel più breve tempo possibile. Dico questo perché il 24 avremo la riunione di tutti gli enti nella conferenza dei servizi, e noi pensiamo che in quella data ci sia la decisione finale.
Le imprese situate nei comuni montani della Sardegna affrontano notevoli sfide logistiche, come dimostrano i dati relativi ai tempi di percorrenza per raggiungere le infrastrutture di trasporto più vicine. Ad esempio, per arrivare ad un aeroporto, gli abitanti di queste zone impiegano in media 78 minuti, ben 41 in più rispetto ai 37 necessari a chi vive in zone non montane. La carenza di infrastrutture compromette gravemente le 3.600 imprese dei 34 comuni dell'isola, accentuando il divario economico e contribuendo alla crisi demografica dell'isola. Un rapporto di Confartigianato Imprese Sardegna evidenzia che gli addetti di queste zone producono il valore aggiunto più basso in Italia e affrontano tempi di percorrenza notevolmente superiori per raggiungere superstrade, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti. Difficoltà logistiche che aumentano i costi operativi e limitano l'accesso ai mercati, ostacolando la competitività delle imprese. Le aree montane, ma non solo montane, oggi hanno dei problemi importanti che riguardano quei territori, ma soprattutto vengono meno quelle che sono le infrastrutture viarie e tecnologiche nel territorio. Quindi, come Confartigianato, chiediamo al governo regionale che sia fatta una programmazione nei confronti di quei territori per costruire tutte quelle infrastrutture che servono e servizi alle imprese e ai cittadini. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.